Ma non sono in casa. Per fortuna nella vita a volte arrivano delle persone come degli angeli che ti salvano. C'è bisogno di queste persone. Oh sì, beh, insomma, che altro c'è? Ma basta essere... insomma, poi io sono abbastanza un... mi considero un post-felliniano, quindi tutto ciò che è... amore in confusione, anche i Beatles sono post-felliniani, no? E quindi nei Beatles non c'è un messaggio, in ogni canzone c'è la parola amore. Che mi stai facendo? Chi sei? Sto cercando di liberarci, se magari collabori. Ah, ok. L'unica cosa è che ci può salvare la vita, insomma. Che poi è molto difficile da trovare, forse non si troverà mai, non importa, va bene così. Io? Voi avete combinato un bel casino, anzi lui! Ah, simpatica, è amica tua? Mi piace ciò che muove verso l'amore. Più che Itaca, mi piace il viaggio verso Itaca. E quindi questa storia è il viaggio verso Itaca da qualche parte. E poi Itaca è rappresentato da questo incontro, inizialmente da questo incontro, questo incrocio di sguardi che nella vita di Martino richiamano ad una memoria, ad un ricordo di quando era bambino. Quindi in realtà è un tornare in un luogo, sì, piuttosto che non... incontrare veramente una persona. E poi in una seconda fase si dovrei subentrare in questo film. Certamente è l'amore, diciamo, quello che muove e fa fare cose incredibili. Martino, mi devi aiutare, sono in pericolo. Pericolo? Che vuol dire? Dovresti andare a casa dei miei genitori a prendere una cosa per me, perché io non mi posso muovere. Non puoi muoverti? Ma dove sei? Adesso non posso spiegarti, però è questione di vita o di morte. Il mio personaggio non ha niente a che vedere con l'amore, lo provoca, suo malgrado, e lo utilizza. Quindi è, diciamo, è bello perché sono due vettori uno contro l'altro. Lui prova qualcosa che il mio personaggio non prova affatto. Usa l'amore, in realtà, o quello che lei deduce essere amore, perché il mio personaggio, diciamo, non se ne occupa. Però è chiaramente il motore del film, è il motore, ahimè, di quasi tutto.